Se la ragione ci viene a raccontare che non sono importanti il 98% di geni che noi abbiamo in comune con lo scimpanzé, ma sono importanti quel 2% di geni che ci differenziano dallo scimpanzé. In realtà l'intuizione ti dice, guarda, che sono importanti il 98% di geni che ci rendono uguali allo scimpanzé, perché quel 98% di geni ci dicono che noi siamo uguali a tutto il resto della natura. È vero, ci siamo adattati in maniera diversa per costruire qualcosa di diverso, ma noi siamo sempre quel 98% di geni. E la capacità di comunicare con lo scimpanzé, come la capacità di comunicare con gli alberi, o con la mosca, o con le api, o con il filo d'erba, noi continuiamo a conservarla dentro di noi. È solo la ragione che, dando importanza a quell'infinitesima parte che ci diversifica dalla specie più vicina, in realtà vuole separarci dal resto della natura. E allora cambiamo l'ottica con cui guardare il mondo, cioè cominciamo a guardare il mondo invece con le cose che ci rendono uguali al mondo, che ci rendono assieme al mondo. Cominciamo a pensare il mondo come una parte integrante di noi. Noi siamo esseri della natura. E cambiare questo modo di vedere le cose, di rapportarsi, ci rende effettivamente esseri della natura. E avevo degli appunti, però mi sono dimenticato di là gli appunti e non ho nessuna possibilità di andarli a prendere. Comunque, importante per riuscire a cambiare la nostra percezione del mondo è cambiare i nostri occhi con cui guardare il mondo. L'acqua è essenziale alla vita, ma anche la terra, l'aria e il fuoco. Ecco perché chiamiamo l'aria padre, padre Zeus. Ecco perché chiamiamo il mare fecondo padre, padre Posidone. Ecco perché chiamiamo la terra madre, madre Rea. Ecco perché chiamiamo il fuoco padre, padre Helios. Ecco perché sono innumerevoli attorno a noi i figli di Cronos, per questo chiamiamo Cronos padre. Ecco perché guardando il cielo stellato le nostre emozioni hanno un sussulto. Del cielo sono figlie nate dal pene e dal sangue del cielo, che il tempo fece cadere nelle acque del mare. Padre Cronos, padre Urano, madre Afrodite, madre Erinni. L'acqua è essenziale alla vita, ma anche la terra, l'aria, il fuoco e le emozioni. Noi onoriamo i nostri padri, perché i nostri padri hanno onorato noi, i figli della natura, madre Era. Sappiamo che onorando noi, i figli di Era, i nostri padri, onorano se stessi. Sappiamo che noi, onorando loro, i nostri padri, onoriamo noi stessi. È questo onorare il segreto della magia. Solo il mago che onora sente poderoso dentro il suo petto l'assordante richiamo di Pan e il perentorio urlo di Dioniso. Solo il mago che onora scorge nelle voci delle fonti il fruscio delle vesti delle ninfe. Onora gli dèi, sia che il tuo occhio scorga un maschio, sia che il tuo occhio scorga una femmina. Solo così la tua magia sarà l'arte della vita. E quando avrai onorato, potrai dissetarti alla fonte degli dèi. E questo modo di vedere il mondo che ci circonda, sotto forma di coscienze, di intelligenze, è l'unico modo che noi abbiamo in realtà anche per vedere noi stessi, riuscire a ritornare ad una percezione che integra, fa interagire l'uomo con la vita, l'uomo col mondo in cui vive. È la prima cosa che noi possiamo e dobbiamo fare per alterare la percezione. Anche perché se noi guardiamo il mondo con gli occhi del mondo in cui noi viviamo, siamo travolti dalle passioni e dalle emozioni del mondo. E solo chi è travolto dalle passioni e dalle emozioni del mondo può variare la sua capacità di percepire il mondo. Io so benissimo che quando parlo di intento, le persone fanno fatica a comprendere intenzioni piene di emozioni e di passione. Eppure, questo è l'intento quando si esprime nella ragione. È intenzione, passione
piene di emozioni e di ragione. E quando noi riempiamo le nostre intenzioni di emozioni, gli dèi accorrono, perché stiamo parlando il linguaggio della vita, non stiamo più buttando delle parole al vento. E anche quando parliamo con le parole, non sono più parole mielose che ingannano. Possono essere parole dure, possono essere parole che tagliano col coltello, ma sono parole alate. Le parole alate sono quelle parole che hanno la capacità di esprimere il sentimento e l'intento della persona che pronuncia quelle parole. Il termine parole alate era molto usato in Grecia antica, specialmente quando parlavano gli dèi, usavano delle parole alate, quando nessuno poteva dire cose diverse. Eppure il concetto di parole alate in questa società è andato a farsi fottere. Ebbene, noi usiamo lo scetticismo proprio per difenderci dalle parole mielose. Ricordate che percepire le cose è importante, perché noi abbiamo la capacità di percepire un infinito che ci sta attorno, un immenso, e invece ci limitiamo alle poche cose che ragioni folli ci hanno imposto. Incominciamo a vivere effettivamente la sfida della vita e cominciamo anche a fermare il dialogo interno e soprattutto fermare il giudizio, perché abbiamo sempre troppo poche cose per dare dei giudizi. 049-700-700 e 049-700-838. Per cui abbiamo parlato della formazione della percezione in tutto questo tempo, e ne abbiamo parlato perché la percezione può essere variata. Vediamo un attimino. Pronto? Può essere variata la percezione perché noi possiamo percepire cose diverse, cose immensamente diverse di quelle che già percepiamo. Noi non siamo creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, noi siamo vissuti per adattamento soggettivo. Pronto? Ciao! Se fai in mano proprio adesso, guarda, che se io parlare nel caso, non c'è due senza tre, e qui Luigi Righetti, non so se ti ho parlato. No, l'ho sentito ancora però. Da Polati Buoningieri. Questa pagina che c'è un CEO di 4 anni che dice, no, quando ero dentro la pancia della mamma, la mamma mi voleva bene. Quando sono uscito dalla pancia della mamma, la mamma mi voleva ancora più bene. E sai perché? Perché lei, il papà e tutti gli altri mi hanno sempre voluto bene, anche quando ero ancora nella pancia. Cioè, 4 anni, oggi. Sì, sì, sì. Cioè, questo, insomma, ho preso in mano così, mi devo ascoltare profondamente, ma naturalmente non posso essere a pari, capisco, un discorso, fare un dialogo, è logico che... Diciamo che ti fai una domanda semplice, capito? Ok, vanno. Capito, no? Certo. Ok, siamo spazio. Va bene, ciao. Pronto? Ciao. Mi voi dite il diario che fa il Papa in Brasile. Adesso dice il Papa che si perde il terreno, ma che i protestanti a portare via il Chiesa, passando, mettiamo che sia il 20. Allora mi invece penso che sia i schieri inglesi che dice che ha invaso il Brasile. E siccome che il Brasile somiglia all'Italia quando sta a 45, e 45 anni avanti gli ha fatto l'aborto, no? Allora dopo che gli ha fatto l'aborto, allora il Papa si è opposto e ha scomunicato il comunismo, gli ha fatto strage, come gli ha scomunicato? La mia c'è la posizione mondiale, vedo che sta qui del posto, in realtà i schi inglesi, lui va a fare i papi e dice che la maggioranza, invece che in Maia, io accetta tutte le regioni, e le regioni laiche, non nel senso cattolico o cristiano che sia, nel senso universale, nel senso greco. Ok. Capire i discorsi? Perfetto. Chi va a fare che sia, in che accetta le autorità
che vota comunica, perché vuoi che la gente sarebbe autorità per il popolo. Ok. E fa progresso, tutti quanti trucchi per comprare la gente. Ciao bella, ciao, ciao. Vabbè, esistono anche altri problemi e altri sentire oltre a questo. Comunque, importantissimo è che ciò che come noi ci siamo adattati a quelle che sono le sollecitazioni che provenivano dal mondo, così possiamo variare questi nostri adattamenti e arricchire ulteriormente la nostra capacità di percezione, specialmente ascoltando la nostra parte profonda, cioè quella parte che comunica mediante intuizione e che è antica, è la nostra parte emotiva, è la parte della vita, perché vi ricordo che l'emozione in realtà è la vita stessa, la vita è un'emozione, senza emozioni non esiste nemmeno la vita. Bene, allora, perché ho sbagliato prima a portarmi il pezzo che dovevo portarmi? Era interessante anche perché avevo un pezzetto di un articolo di giornale in cui si era scoperto che gli spermatozoi collaboravano fra di loro facendo dei veri e propri trenini. Beh, io, pronto? Facevano dei veri e propri trenini di spermatozoi in modo di arrivare prima all'ovulo. E queste nuove scoperte stanno anche confermando un'altra teoria, cioè che gli spermatozoi e gli ovuli hanno delle vere e proprie strategie di esistenza capaci di determinare il futuro nascituro. Pratica, pronto? In pratica, mentre una volta si pensava che il primo spermatozoo che arrivava fecondava l'ovulo, e non è esattamente così, l'ovulo si apre soltanto quando ci sono delle assonanze e permette a quel spermatozoo di entrare perché ha delle assonanze rispetto a se stesso. Ebbene, si è visto che addirittura gruppi di spermatozoi si alleano per riuscire ad arrivare all'ovulo, per cui esistono delle vere e proprie strategie intelligenti di esistenza. Beh, quella che mi ha colpito a me moltissimo è stata la strategia del virus dell'AIDS, quando un virus ha la capacità di mascherarsi prendendo un pezzo di DNA da una cellula per riuscire ad infettare un'altra cellula, significa che è il massimo della strategia esistenziale che si possa esprimere, cioè il massimo livello di intelligenza che abbiano gli esseri e anche gli esseri umani, insomma. Spesso anche gli esseri umani non sanno usare sistemi diversi da quelli della ragione, o sono fissi alla ragione, tagliano, bruciano, sterminano, ma spesso hanno delle difficoltà enormi come capacità di affrontare la vita, di affrontare l'esistenza senza usare il carro armato, senza usare il massacro, la devastazione sistematica. Pronto? Ciao. Roba. Non so se hai visto il polipo che stappa, che si i barattoli da bottiglia. Sì, i barattoli ho visto, sì. Ma la cosa più grossa è che il barattolo aveva stappato il polipo vicino, cioè nella vasca vicina, sì. E l'altro aveva visto come aveva fatto e aveva preso immediatamente la tecnica. Cosa dici tu a questo punto qua? No, ma tieni presente che se non sbaglio il polipo è un solo neurone. Sì. Cioè, per cui tutta l'intelligenza è un'intelligenza che cioè, per noi è ancora inconcepibile dal punto di vista razionale. E che se basta, vedere, imitare, sì, ma giusto. Tieni presente che ha riconosciuto l'altro, sì, pur essendo separato, sì. Ha riconosciuto quello che stava facendo e ha agito di conseguenza per ottenere un risultato. Ora, il NUS è proprio la capacità di azione, no? Di progetto a scopo delle azioni che fai, cioè è l'intelligenza che ha uno scopo, no? Sì, progettuale. Sì, sì, sì. Per cui è il massimo livello di intelligenza che si può riconoscere.
Il resto viene sprecato, quello che facevano altri, per esempio... C'è una sottofunzione in pratica. Esatto. Cioè, se noi avessimo la capacità di pescare dalla nostra parte profonda del cervello, avremmo tutta una serie di letture del mondo, della realtà, completamente diverse da quelle che sono quelle razionali. E queste ci permetterebbero di prendere altri sistemi, di prendere altre soluzioni, di adottare altre strategie di esistenza. Invece adesso che c'è una forza, un'energia sprecata, che non ha un'intelligenza sprecata, che non ha sfogo, che gira intorno e che vuole una forza enorme, immensa, veramente per svidare un tappo come che ha fatto poi. Ma praticamente noi abbiamo tutta la nostra energia che è tutta quanta bloccata dalla ragione. E dopo viene fuori la patologia, no? Dalla depressione e tutto il resto. Sì, e dopo che sei fattori esteriori che ti blocca, capito? Fattori che saremo, insomma. Certo. Ok, ciao bello, ciao. Bene, e siamo arrivati praticamente alla fine anche della trasmissione. Vi ricordo che tutti i pezzi sulla percezione li trovate tutti in internet, e in internet trovate almeno altri 300-400 pezzi che ho messo nel frattempo, visto che ormai in radio ne posso fare ben pochi rispetto a quelli che sto scrivendo. Potete accedere a internet sia sul sito www.federazionepagana.it sia sul sito www.stregoneriapagana.it. Ormai tutti quelli che hanno da dire qualcosa, che sono un po' emarginati, diciamo così, da quella che è il grande circuito culturale, cosa fanno? Mettono i loro pezzi su internet sperando che abbiano un circuito, una loro diffusione. Per il momento siamo arrivati a far circa 1000 pagine al giorno con 300 visitatori singoli. Speriamo di fare un po' meglio mano a mano che le persone accedono sia all'uso di internet sia che trovino quello che stiamo facendo. Io comunque i pezzi su internet li carico un po' come fa il contadino con la terra, nel senso che li correggo poco, li rileggo quasi mai e li butto su, anche se a volte i pezzi sono inconcludenti come pezzo singolo, però fanno parte di tutto quel progetto più complessivo che è la lettura della società civile in base alle sue tensioni e alle sue pulsioni dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Allora io adesso vi do appuntamento, vi ricordo, via Aureliana al Balimbolc, il convegno Vic Pagano. E io vi do appuntamento per giovedì fra 15 giorni. Giovedì prossimo troverete Francesco da solo che farà la trasmissione. Io sono di turno di pomeriggio e non posso esserci per il momento. Andando avanti magari le cose cambieranno. Ciao, vi do appuntamento. Allora ci sentiamo subito immediatamente con la pubblicità e arrivederci allora a giovedì prossimo. Ciao a tutti.